Buongiorno e benvenuti di nuovo nella mia cucina, dal vostro consulente ristorativo, chef Egisto Cuomo. Oggi, insolitamente, non cucineremo, ma parleremo di qualche argomento un po' più tecnico. In questo caso entreremo proprio nello specifico di che cos'è una consulenza. Diciamo subito che cos'è una consulenza. Può avere varie sfaccettature. Una consulenza si può articolare in tanti modi. Può essere nella composizione di un nuovo menù, di ricreare menù stagionali, di individuare fornitori per tipologie di forniture diverse. Potrebbe essere anche scegliere le giuste materie prime per la realizzazione di piatti, ma soprattutto la consulenza va fatta per vivere l'azienda ristorativa, e sottolineo azienda ristorativa, a 360 gradi, perché bisogna mettersi in testa che il ristorante, l'albergo, il catering, la mensa, tutto quello che fa ristorazione è un'azienda e come tale bisogna portarla avanti. Perché è importante la consulenza ristorativa? La consulenza ristorativa viene fatta da una persona esterna che proprio grazie all'esternazione dall'azienda riesce magari ad individuare delle problematiche, ad aiutarti a risolverle e soprattutto a trovare le giuste soluzioni. Il consulente può essere una persona che dà modo di formare il tuo personale, dà modo di poter mettere in pratica le tue idee nei giusti modi, con le giuste tecniche e con i giusti costi. Chi può fare una consulenza ristorativa? Ci sono varie figure che possono fare questa cosa. Potrebbe essere uno chef, come nel mio caso, ma io oltre alla cucina studio tutti i giorni e approfondisco anche il lato tecnico del food and beverage, del food cost, di innovazioni nei sistemi di cottura, di nuovi prodotti, di nuove materie prime, di nuovi fornitori. Quindi cerco di essere completo a 360 gradi per fornire appunto una consulenza a cerchio pieno. Potrebbe essere un consulente ristorativo anche un food and beverage manager che ha tantissime conoscenze nel lato gestionale, ma sicuramente gli verrebbe un pochettino meno la parte pratica. A mio avviso la consulenza deve essere fatta da una parte pratica, da una parte teorica, che insieme portano a un ottimo risultato. Indubbiamente ha un costo importante, ma se fatta bene ve la ritroverete, nel senso che una volta che vengono applicate tutte le giuste procedure, tutti i giusti format, sicuramente il budget che avete messo a disposizione per la consulenza sarà ripagato dagli introiti e dagli incassi e dalle spese fatte nel giusto modo. Mi immagino poi che non sia facile come valutare e come scegliere un consulente ristorativo. Il mio consiglio è quello di guardare le esperienze che ha fatto, il passaparola che c'è stato nelle consulenze e quindi se è stato più o meno bravo, ma soprattutto se è stato più o meno d'aiuto e più o meno valido. Quindi prima di fare la tua scelta guarda bene tutti questi requisiti. Una cosa molto importante è avere la consapevolezza di voler scegliere un consulente. Non aver paura del prezzo che ha una consulenza, perché poi la valutiamo insieme e la stabiliamo insieme. Puoi tranquillamente chiedere delle info al mio staff che ti risponderà e insieme valuteremo il da farsi e valuteremo un prezzo. Però ricordati che i soldi che spenderai ti rientreranno sicuramente applicando tutto ciò che abbiamo fatto insieme. Ho risposto ampiamente su che cos'è la figura del consulente ristorativo. Nei prossimi video scenderemo nel dettaglio dei step di come articolare una consulenza ristorativa, ma soprattutto non aver paura di vedere i tuoi limiti e di farti aiutare da un consulente. Per questo, per vedere i prossimi step, metti mi piace, segui e condividi sul mio canale YouTube, Facebook e Instagram. Ciao, ci vediamo alla prossima!